been shaking. I love it when you go crazy. You take all my inhibitions. Baby, there's nothing holding me back. You take me places that tear up my reputation. Manipulate my decisions. Buonasera, buonasera, benvenuti al consueto appuntamento con il terzo tempo live alle 20:10 in diretta rigorosamente su Rete 8 Sport per parlare del campionato di Serie B. Purtroppo una sconfitta per il Pescara alla 41esima giornata, un KO che complica la situazione. Saranno decisivi gli ultimi 90 minuti. In programma venerdì prossimo trasferta di Venezia per la squadra di Pilon, battuta 1-0 oggi all'Adriatico Giovanni Cornacchia. Tra l'altro c'era un bel pubblico, oltre 10.000 gli spettatori presenti. Ha deciso Bianchi nel primo tempo, subito dopo l'espulsione di Coda, che ha condizionato pesantemente l'andamento del match. Dunque 1-0 per l'Ascoli. Ascoli che torna a sperare nella salvezza. Saranno decisivi per la squadra di Cosmi gli ultimi 90 minuti. Ascoli-Brescia in programma proprio venerdì alle 20:30. Buonasera Gianluca Colombello. Buonasera. Buonasera anche a Pierpaolo Marchetti. Buonasera. Allora facciamo così, vediamo subito i numeri di questa giornata, perché la situazione è molto ingarbugliata per quanto riguarda la zona calda della graduatoria. Vediamo quello che è successo nel 41esimo turno di questo campionato di Serie B. Ieri nell'anticipo l'Avellino ha battuto lo Spezia 1-0, gol di Castaldo a 15 minuti dall'epilogo della contesa. Sono 12 le reti realizzate dal 36enne attaccante dell'Avellino. A Brescia, Empoli batte Brescia 2-0, Carpi Cittadella 1-1, Cremonese Venezia 5-1, a Chiavari Frosinone batte Entella 1-0, Foggia Salernitana 1-0, Palermo Cesena 0-0, Parma Bari 1-0, Perugia Novara 1-1, a Pescara Ascoli batte Pescara 1-0, Provercelli Ternana 2-1. Salutano la Serie B sia la Provercelli che la Ternana, aritmeticamente retrocesse nel campionato di Serie C. Empoli 82, Frosinone ad un passo dal ritorno in Serie A. Basta vincere la squadra di Longo l'ultimo match in casa con il Foggia, in programma naturalmente venerdì. Parma 69, Palermo 68, Venezia 66, Bari 64, Cittadella 63, Perugia 60. Si chiude qui la griglia playoff. Foggia 57, Spezia 53, Carpi 52, Salernitana 51, Cremonese 48, Cesena, Brescia e Pescara 47, Avellino ed Ascoli 45, guardate che traffico, Novara 44, Entella 41, Provercelli 40, Ternana 37, Provercelli e Ternana, come già ricordato, retrocesse in Serie C1. Nell'ultimo turno due scontri diretti, Cesena-Cremonese, ma la Cremonese già in salvo, soprattutto Novara-Entella e poi naturalmente la Pescara che affronterà la Venezia in trasferta. Un commento a margine di questa giornata, Pierpaolo e Gianluca. Prego. Beh, insomma, questo è un campionato stranissimo, nel quale purtroppo non si può mai dire la parola fine. Onestamente, tutto quello che poteva andare storto oggi lo è andato. Parlo della prestazione, parlo degli episodi, del risultato e dei risultati agli altri campi. Purtroppo per la prima volta il Pescara di Pillon ha bucato la prestazione, ovviamente condizionato da un episodio imponderabile, imprevedibile come quello dell'espulsione, una, tra virgolette, una follia sportiva di Coda, inspiegabile. Sono quelle cose che purtroppo ogni tanto nel calcio capitano, che però è difficile spiegare, sono difficili da spiegare razionalmente. E devo dire che l'Ascoli ha vinto con pieno merito, obiettivamente sì. Ha vinto, soprattutto nel secondo tempo ha sprecato l'inverosimile, ha giocato bene la partita, cioè l'ha giocata muovendo velocemente il pallone, quindi costringendo il Pescara a correre, a sprecare tante energie, è riuscito a liberare tante volte un uomo davanti alla porta, quindi niente da dire sul risultato. Adesso è un po' un casino.
perché serve un punto a Venezia, ma soprattutto c'è bisogno di, credo, mi auguro di no, ma credo ci sia bisogno di ricostruire psicologicamente la squadra. Cioè, l'impressione è che nel giro di 90 minuti Pillon sia tornato un po' alla situazione che aveva trovato quando è arrivato. Da adesso a venerdì il grande rischio è soprattutto la paura, perché un punto a Venezia si può anche fare, cioè la squadra, certo, non è che vai a giocare sul campo del Real Madrid. Un punto ci può stare, ma bisogna vedere come la squadra supererà questo, incasserà questo cazzotto terribile, perché oggi dal punto di vista morale, prima ancora per la classifica, questo è un risultato che pesa molto. Gianluca? Sì, è successo di tutto, purtroppo la partita è stata condizionata dall'espulsione, la verità è questa, perché oggi era una giornata calda, era una giornata umida. E con un uomo in meno è molto, molto difficile, perché l'Ascoli, come ha detto Pierpaolo, muoveva molto la palla, il Pescara ha corso tantissimo e loro hanno avuto delle opportunità, soprattutto nel secondo tempo, quando il Pescara, era normale il Pescara si aprisse un pochino di più, certo, e hanno avuto 3-4 situazioni, però il Pescara, diciamo, ha colpito una traversa, ha avuto altre due situazioni dove il portiere dell'Ascoli ha compiuto due buoni interventi, però in queste partite fondamentali, come avevo detto una settimana fa, bisogna mantenere la calma, essere freddi e aspettare, non sbagliare e cercare di essere attenti, perché così si vincono le partite. La regola in queste partite è che non devi regalare niente, nulla, non puoi sbagliare. E invece pronti via hai regalato il gol su palla inattiva, dove tra l'altro l'Ascoli è veramente forte, ha fatto tantissimi gol su palle inattive, e poi soprattutto l'espulsione lì, cioè se a te bastava un pareggio dovevi veramente stare attentissimo, dovevi fare una partita accorta. Oggi ha scarsa importanza il fatto che fosse un derby, vince, no, oggi il Pescara doveva fare una partita attenta, intelligente, non regalare e cercare soprattutto di non andare in svantaggio, perché sai, la tensione e l'importanza del risultato, adesso anche il caldo. No, questo sì, però non è facile. Poi dubbio, ci metti anche l'espulsione. Beh, il dubbio che ho avuto anche alla vigilia, cioè aveva più da perdere Gianluca, non so se sei d'accordo anche tu Pierpaolo, aveva più da perdere l'Ascoli, perché era l'Ascoli chiamato a vincere questa partita, al Pescara bastava il pari. Sì, sì, cioè, però, psicologicamente. Però no? Se tu fai mente locale, un po' mi ci metto io per primo, l'ipotesi della sconfitta per il Pescara non l'avevamo neanche presa in considerazione, certo. Cioè, ragionavamo tutti sul pareggio, sì, il pareggio può andare bene a tutte e due, può non andare bene all'Ascoli, la vittoria si vince, si chiude, cioè, l'ipotesi che l'Ascoli potesse venire a vincere a Pescara non l'avevamo minimamente considerata, e forse secondo me è stato anche un errore, adesso a prescindere poi dall'episodio, perché questa è una squadra che fuori casa, cioè, l'Ascoli nelle ultime, credo nel giro di ritorno, ci ritorno 26 punti, sia la quinta per numero di punti. Quinta in classifica, nella classifica parziale, e le ha vinte le sue partite soprattutto, cioè, fuori casa, perché in casa fa molta più fatica. Ha fatto 19 punti nelle ultime 11 giornate, perdendo soltanto a Foggia e in casa col Parma. Questi sono numeri che insomma avranno anche la loro valenza. Sì, i numeri parlano chiaro. Io l'avevo detto domenica scorsa e lunedì scorso, tutti parlavano, come ha detto Pierpaolo, un punto, e io ho giocato a calcio, bisogna avere sempre la certezza in mano prima di parlare, perché alla fine vai a perdere qualcosa sempre a livello psicologico. Di concentrazione, tu concentrazione, dici. Concentrazione. E molte volte puoi incappare in questi gravi errori che possono pregiudicare un campionato. Oggi era la partita, lo sappiamo tutti, più importante dell'anno. Sì. E quindi fare un errore simile vuol dire che a livello mentale non sei pronto. Poi ha commesso questo fallo un giocatore di provata esperienza, però dopo 25 minuti, certo, cioè, non puoi, perché vai a vanificare un lavoro, sacrificio da parte di tutta la squadra. La prima cosa è la squadra, come ho detto prima, io ne ho giocate tante di queste partite, devi stare lì, devi stare, come ha detto Pierpaolo, cercare di non regalare nulla.
L'unica cosa è non regalare nulla, perché nei primi 15-20 minuti il Pescara stava giocando, penso che l'Ascoli abbia superato il centrocampo un paio di volte. Il Pescara poi ha avuto due situazioni con Mancuso, è riuscito a entrare in area di rigore per tre volte, ho visto tre assist, sono arrivati dei palloni un pochino più lunghi, c'è questione di metri. Però alla fine ora si complica la situazione. Assolutamente, perché mai parlare prima, bisogna sempre avere la certezza in mano. Anche se io ho avuto questa sensazione, pronti via, io l'ho vista in TV, magari voi avete avuto un'altra sensazione allo stadio, mi è parsa una partita di fine stagione, pronti via, cioè non c'era quella determinazione, quella grinta nei giocatori del Pescara, mi è sembrato Non dipende dalla grinta, cioè... quando arrivi in questa, c'è un atteggiamento morbido. Sono partite spareggio. Questo era uno spareggio, è tipo spareggio. E non è semplice, devi controllare. E quindi queste partite sono risolte soprattutto su calci piazzati e su errori individuali. Sul calcio piazzato, però, c'è stata. È vero che l'Ascoli è forte sui calci da fermo, però c'è stata una disattenzione evidente. Bianchi non ha dovuto neanche saltare. No, volevo dire. Però il Pescara negli ultimi due anni. Ne abbiamo parlato tante volte, bene o male, il 90% di gol su calci piazzati. Quindi un vecchio problema. Sì, un vecchio problema, purtroppo si ha questo problema, Cosmi ha esperienza, però come ho detto prima, queste partite bisogna portarle a casa con intelligenza. Che è un po' quello che aveva chiesto Pillone alla vigilia. E dopo bisogna dire che, ripeto, oggi faceva caldo, era umido, mettici anche la tensione, ok anche l'Ascoli, però il Pescara ha giocato in 10. Certo. Non era facile gestire tutta la situazione, giochi in casa davanti al tuo pubblico e ora il problema per la prossima domenica secondo me è uno, che il Venezia ha preso 5 gol. Sì. Prendendo 5 gol dalla Cremonese, che aveva grosse difficoltà nelle ultime giornate. Cremonese che non vinceva nel girone di ritorno dalla prima giornata. Oggi devo dire, ho visto le immagini, hanno regalato un rigore alla Cremonese sull'1-1 clamoroso, che se ci fosse il VAR il giocatore prenderebbe tre anni di squalifica per simulazione. Però alla fine ne hai presi 5, hai ragione in due, però quando vieni da una sconfitta, cioè non vuoi ripeterti e quindi la squadra sarà arrabbiata. Adesso dovrà insomma lavorare mentalmente, soprattutto l'allenatore in questi giorni. Ci vuole carattere. Devo dire, fermo restando che l'espulsione di Coda ha indirizzato la partita in maniera chiara, però devo dire oggi l'Ascoli mi ha fatto una buonissima impressione, cosa che non sempre mi aveva fatto quando l'ho visto giocare, perché non è scontato poi giocare bene in superiorità numerica e riuscire a sfruttarla con intelligenza. Invece ha giocato una partita, soprattutto in mezzo al campo, di grande qualità tecnica. E invece passa con una squadra che è soprattutto muscolare. Ha fatto correre a vuoto il Pescara. Mi ha molto impressionato il modo in cui ha fatto correre a vuoto il Pescara, con lucidità, perché essendo una squadra esclusivamente temperamentale, con la necessità assoluta di fare la partita e magari di vincerla, l'ha giocata anche con la testa. E devo dire, oggi ho visto un giocatore, Clemenza, che ha fatto, cioè è stato un giocatore totalmente dominante. Una spanna superiore dominante. A tutti gli altri. Immagino che non abbia giocato sempre così, perché altrimenti non sarebbe in Serie B e non sarebbe ad Ascoli. Però ero stato a salutare Cosmi ieri sera prima della partita. E mi parlava proprio di questo giocatore, dice, ha un talento talmente grande che neanche lui se ne rende conto. Certo. Dice, quando riuscirà a metterne in campo una metà, sarà un giocatore stabilmente di Serie A di alto livello. E comunque si è appena affacciato al calcio dei grandi, perché insomma questo ragazzo viene dalla primavera oggi, della Juve. Oggi quindi mi ha fatto veramente una impressione per qualità e anche quantità. Assolutamente. Prima hai detto sembrava una partita di fine stagione. Il Pescara ha recuperato tre palloni su pressing. Sì. Il centrocampista ha fatto un paio di errori, però sono andati sempre sul secondo contrasto. È stato perso il secondo contrasto. Sulla seconda palla, sul secondo contrasto, perché era doppio contrasto. Secondo me
una parte hai ragione anche tu. Io ho avuto questa sensazione, però mi posso, per carità, anche sbagliare. Però guarda, sono partite, adesso Gianluca ha giocato tanti anni e lo sa meglio di chiunque altro, quando hai due risultati su tre... Ti condiziona, tu dici. E secondo me in piccola parte sì, perché non sai mai bene come giocartela sta partita, cioè giocartela come se non ti importasse il pareggio, cioè devo giocare per vincere, però magari vai a prenderti dei rischi, ma perché tutto sommato basta il pareggio e rimani, alla fine non è il caso di oggi magari perché, ripeto, l'inferiorità numerica ha determinato molto, però a volte non sai mai come gestirla la partita. Infatti. Forse Pillon aveva proprio chiesto questo alla squadra ieri alla vigilia, ha detto dobbiamo essere calmi nella gestione del pallone e attendere il momento giusto per colpire. Probabilmente anche le parole di Pillon forse sono state interpretate non in maniera migliore dai ragazzi, non lo so, però... Io so, cioè, per quando mi riguarda per il mio passato, per quando ho giocato play-out, play-off, li ho vinti, li ho persi, e giochi in casa... Se vinci sei salvo. Certo. Quando vai in campo non devi mai pensare il punto e il contropunto. Vai in campo, l'unica cosa è bisogna stare attenti. Certo. Per il resto devi mettere fuoco, devi pressare se ne hai l'opportunità e devi cercare di fare la partita per vincerla. Perché il 90% delle volte se giochi sperando nel punticino perdi. Sì, cioè è matematico, perché ti toglie, già pensarlo ti toglie. E probabilmente, voglio dare un altro elemento, anche l'atteggiamento dell'Ascoli forse, pronti via, forse può aver condizionato la squadra di Pillon, perché l'Ascoli effettivamente i primi 15 minuti fino al calcio piazzato, fino all'incursione di Mogos, no? da cui è scaturito il calcio di punizione, tra l'altro ha ammonito Brugman diffidato, salterà la prossima partita, l'ultima partita decisiva ai fini della salvezza. Ecco, l'Ascoli, quell'atteggiamento che forse può aver anche condizionato magari la squadra di Pillon, non lo so se psicologicamente si può anche trovare questa chiave di lettura, Pierpaolo, che dici? Ma questo non credo, tra l'altro poi ho sentito le interviste di Cosmi a fine partita e diceva che non era un atteggiamento voluto, io invece pensavo che avesse proprio scelto di partire molto accorto, perché molto Pescara, basso, per prendere le misure un po' a Pescara. Un po' perché comunque quando la difesa a tre, quando affronti una squadra con tre attaccanti, è inevitabile abbassare perlomeno uno dei due esterni, ma loro sono stati ad esempio molto bravi nel prendere quasi a uomo sempre gli inserimenti delle mezze ali. Sì. Oggi per esempio Valzani è stato annullato quasi completamente e Macin ha avuto degli sprazzi nel secondo tempo, ma sprazzi di talento individuale. Invece probabilmente il gol ha sbloccato anche mentalmente l'Ascoli, certo, perché è cambiato completamente il loro atteggiamento. Poi, sì, hanno preso sicurezza. E hanno cominciato a gestire la palla, cosa che non avevano fatto prima. Assolutamente. Allora, leggiamo qualche post, Germano Gravina, e poi vedremo la sintesi, le immagini più importanti di questa partita. Germano Gravina, se Ascoli 46, Brescia 48, Novara 45, Tela 42 pareggiano, l'Ascoli intanto ne ha 45 di punti, cioè quindi un errore. Brescia ne ha 47, non ho capito, pareggiano, ci si salva anche a 47. No, si ha messo ha detto con il punto del pareggio. Andiamo a rivedere, chiedo scusa a Germano Gravina. E ci metto anche il pari di Ternana 38, Avellino 46, bisogna gufare per almeno due pareggi di queste tre partite. Germano da Cuneo. Poi, come con la Pro Vercelli, per la cretinaggine di un giocatore anche oggi si è persa la partita, 4-6 punti persi per la sicura salvezza, Venezia tra infortunati, finti infortunati, squalificati, quale squadra giocherà? Corrado ed io, Germano da Cuneo. Marco Esposito e poi vedremo la sintesi. Ciao Massimo, io credo che l'approccio, l'avvicinamento a questa gara sia stato sbagliato, si è parlato di biscotti, punto che bastava, eccetera. Andiamo avanti Roberto, la verità che bisogna giocare concentrati e attenti, infatti oggi la squadra si è sgretolata, le prime difficoltà erano sulle gambe e mentalmente appunto scarichi. Pillon dovrà cercare di ricostruire proprio l'aspetto mentale, non semplice in 5 giorni, un po' quello che diceva proprio Pierpaolo Marchetti. Si è sgretolata le prime difficoltà, non era esattamente una difficoltà da poco, perché se prendi gol e resti in 10 dopo 25 minuti in una partita in cui ti giochi tanto della salvezza...
Non è che se fossi andato in bambola così soltanto dopo il gol preso. Però sai, okay. Hai ragione, si giocava anche in notturna a Vercelli, quindi anche altra temperatura sicuramente. Però anche a Vercelli, dopo 10 minuti espulso Crescenzi, sì, però entra Balzano che provoca il rigore, la squadra ha avuto, fatto registrare una grande reazione giocando anche un gran calcio. Però lì erano condizioni diverse, innanzitutto era diverso il motivo dell'espulsione, che erano due falli di gioco, stupidi, sì, ma due falli di gioco. Era un campo più piccolo, dove la superiorità, dove l'inferiorità numerica la puoi mascherare molto meglio. Si giocava in notturna con una temperatura fresca, quindi chiaramente il dispendio di energia era elevato e soprattutto non c'era ancora il pathos, la drammaticità sportiva della penultima giornata di campionato, in cui non hai più poi tempo di recuperare se sbagli. E secondo me c'era davanti anche una squadra che oggi ha fatto una partita importante, perché ripeto, la superiorità numerica determina, però non è scontato, riuscire a sfruttarla bene, perché oggi loro l'hanno sfruttata molto bene, hanno creato. Io ogni tanto per amicizia nei confronti di Serse Cosmi do un'occhiata alle partite dell'Ascoli, non l'ho mai visto creare tanto come oggi, ma neanche quando ha giocato in superiorità numerica, tipo a Chiavari contro l'Entella. Diciamo che la verità sta o sempre tipo nel alla mezzo. Spezia. Oggi è stato impeccabile l'11 Cosmi, per carità, però ha bucato la prestazione, certo, come dicevi tu, il Pescara, nella premessa. Su quello non c'è dubbio. Non c'è dubbio. Allora, 20:31, stacchiamo con queste immagini, andiamo a vedere quello che è successo all'Adriatico. Pescara-Ascoli 0-1, ha deciso Bianchi, era già accaduto nel match di andata il gol del pareggio firmato proprio dall'ex centrocampista del Sassuolo, guarda caso sugli sviluppi di un calcio di punizione ci laterale. Ci fece gol anche col Sassuolo. E anche col Sassuolo, è perfettamente l'anno ragione. Di Eusebio Di Francesco in Serie B. Insomma, la vittima designata per Bianchi, il Pescara. Andiamo a vedere quello che è successo. Match winner Bianchi aveva già segnato nella partita di andata il pareggio dopo il gol del momentaneo vantaggio firmato da Alessandro Crescenzi. L'unica novità, il rientro di coda in luogo dello squalificato Perrotta nell'Ascoli, dietro De Santis, davanti soprattutto Clemenza, il migliore in campo, scuola Juve, alle spalle di Monachello la prima opportunità per il Pescara con lo spunto di Brugman, il sinistro però termina a lato sull'esterno della rete, aveva fatto buona guardia comunque il portiere Agassi, quindi l'Ascoli con questo tentativo di Monachello, telefonato, nessun problema per l'estremo difensore del Pescara Vincenzo Fiorillo, Gaetano Monachello che abbandonerà il proscenio a fine primo tempo perché non in perfette condizioni, ammonito Brugman, calcio di punizione, Clemenza, testa di Bianchi, imperfetta la difesa del Pescara, soprattutto Crescenzi che si eclissa, il colpo di testa molto preciso di Tommaso Bianchi, la bruttissima entrata sciagurata di coda, inutile sul Monachello, cartellino rosso, Pescara 10 al 25esimo minuto, ne approfitta, cerca di approfittarne l'Ascoli con Clemenza, ripetiamo il migliore della formazione bianconera, bravo Fiorillo, secondo tempo lo spunto in un nanosecondo di Macin, il suo gran destro poderoso, la palla che colpisce, timbra l'incrocio dei pali alla destra di Agassi e poi il tentativo di Rossetti che aveva surrogato Monachello dal primo minuto della ripresa, para facilmente Fiorillo, Clemenza, altro spunto, la respinta di Fiorillo, incredibile Rossetti che non riesce a coordinarsi, perde il passo, clamorosa occasione per il raddoppio, ci prova Macin sul versante opposto, la respinta di Vincenzo Fiorillo, poi spazza De Santis in fallo laterale, in contropiede l'Ascoli ancora pericoloso, vicinissimo al gol del 2-0 con il duplice tentativo di Buzzegoli, entrato in corso d'opera, bravissimo ancora una volta Fiorillo, Brugman sinistro al lato, Clemenza, attenzione, sinistro a giro, alto sopra la traversa della porta, difesa da Fiorillo, eccolo qui Clemenza, attenzione all'Ascoli con questo bel dribbling di Baldini, il palo pieno colpito dal giocatore scuola Inter che ci riprova due minuti più tardi, il suo destro traversa clamorosa, arriva a Dae ed è decisiva la deviazione
conclusione di Gravion. Dunque ripetutamente l'Ascoli sfiora il gol del 2-0, poi ancora in contropiede Addae, uno contro uno con Gravion, il destro poderoso, ancora insuperabile l'estremo difensore del Pescara. Non si dà pace Cosby, ci prova Brugman, il suo è più un cross che un tiro, che trova pronto all'intervento Agazzi, estremo difensore dell'Ascoli. Finisce qui la partita a Pescara, Ascoli batte Pescara 1-0. Dobbiamo andare in pubblicità alle 20.34, in Serie A il primo posticipo, Benevento batte Genoa 1-0, ha segnato Diabaté, credo che sia il sesto gol da quando è arrivato a Benevento, mi pare. Sei gol, è stato preso a gennaio, insomma, sicuramente un buon contributo, anche se insomma non è servito a granché perché il Benevento è retrocesso in Serie B, però ha fatto un girone di ritorno sicuramente dignitoso la squadra di De Zerbi. Ci fermiamo per pochi istanti, restate con noi. Beh, tra poco rivedremo anche la classifica, 20.37 in diretta su Rete 8 Sport, in compagnia di Gianluca Colonnello e Pierpaolo Marchetti. C'è una telefonata, un telespettatore in linea, gli diamo la possibilità di interloquire con noi. Buonasera, pronto Rete 8 Sport, parliamo con Stefano, buonasera a tutti. Buonasera Stefano. E complimenti sempre per la trasmissione, anche perché siete una delle poche TV che dà la possibilità di parlare a chi vi chiama. Grazie. Cosa non da poco. Dunque, niente, come si voleva dimostrare, visto e considerato il trascorso degli ultimi mesi, adesso andiamo a pagare tutti i punti non fatti 2-3 mesi fa. Ci riferiamo ovviamente alla gestione Epifani, 5 partite e un punto, e questo si paga naturalmente. L'ottimismo che qualcuno aveva manifestato anche per questo finale di campionato ovviamente era prematuro. Oggi la squadra è stata indegna. Non abbiamo uomini spogliatoio, non c'è nessuno che tiene veramente questa maglia, è il caso di dirlo una volta per tutte, perché qui si vedono giocatori che dicono facciamo le finali, gettiamo il cuore, tutte chiacchiere. E oggi era una partita da non sbagliare, l'abbiamo sbagliata completamente. Adesso dobbiamo sperare che il Palermo faccia il risultato a Salerno subito, in maniera tale che disilluda il Venezia da possibili raggiungimenti di piazzamenti per evitare i prespareggi, no? Nei playoff, chiaro, e il Parma ovviamente farà il risultato alla Spezia, per cui... E il Palermo però deve vincere a Salerno, eh? Il Palermo vince a Salerno, ma sì, anche se pareggiasse è in vantaggio con gli scontri diretti, per cui il Palermo... No, allora, se il Palermo non batte la Salernitana, il Venezia dovesse battere, speriamo di no, il Pescara, il Venezia sarebbe in vantaggio. Non lo so. 3-0 nel girone di ritorno. Perfetto, e allora meglio ancora. 0-0 all'andata, 3-0 al ritorno. 3-0 credo sia stata la partita delle sonore di Tedino. Il Palermo vinca a Salerno, che non ha nulla da chiedere al campionato, ovviamente. E che il Venezia non sia troppo assatanato, perché noi dobbiamo assolutamente prendere questo punto. È brutto, ecco, essersi ridotti a questo punto, perché la partita ci poteva stare oggi difficile, però ripeto, una cosa che molto mi meraviglia è di come sia stata affrontata, cioè di come giocatori esperti, espertissimi come Coda, facciano fesserie del genere e di come non ci sia stata comunque una reazione, perché a quel punto la partita alla fine la potevi anche perdere 2-3-0, tanto oramai la stavi perdendo, bisognava gettare più il cuore oltre l'ostacolo e cercare di prendere questo pareggio in tutti i modi. Invece la squadra era spenta, scarica, vuota, cioè come se avesse giocato veramente la partita di commiato perché era già salva, e invece no. In questo qualche commento prepartita, diciamo, durante questa settimana è stato un po' tendente al fatto che era solo virtuale la salvezza del Pescara, mentre purtroppo non è così. Assolutamente, hai ragione. Grazie Stefano. Buona serata e buon lavoro. Anche noi, anche il sottoscritto, insomma, faccio pubblicamente a me, anche se è chiaro che non vado in campo, però ero convinto che si trattasse, non dico di una formalità questa partita con l'Ascoli, però insomma era... Però mi sembra avevo l'impressione che fosse quasi una pratica virtualmente centrata. Mi sembra comunque un po' severo il giudizio sulla squadra. È chiaro che oggi il risultato è stato condizionato da un qualcosa che non ha niente a che vedere con lo svolgimento della partita. Cioè, nulla di quello che è successo nei primi 25 minuti faceva presagire, non dico giustifica perché giustificazione non ce n'è, ma faceva presagire un gesto come quello di Coda. Purtroppo è difficile capire cosa passa nella testa di un giocatore in quel momento, perché è stata un'entrata proprio totalmente
senza senso, cioè, ma credo neanche intimidatoria, perché no, non no, c'era infatti. Stato neanche un clima particolarmente acceso. È stata un'entrata inutile. Acceso in campo. Ecco, tra poco vedremo l'entrata, il cartellino rosso che è stato combinato a, a coda, Roberto. Se andiamo avanti con le immagini, visto che ne stava parlando proprio Pierpaolo, così vorrei far insomma intervenire lo stesso Gianluca, che è stato un calciatore di ottimo livello, per capire che cosa scatta nella testa di un giocatore in quei momenti. Cioè, sei a distanza siderale dalla tua porta, perché il fallo lo hai commesso nella metà campo dell'Ascoli praticamente. Che bisogno c'era? Perché si arriva a tanto? No, ma come ha detto Pierpaolo, non c'erano né delle avvisaglie, non c'era nulla. Mm. Dopo puoi fare anche fallo, però puoi spingere, puoi prendere la maglia, puoi andare diretto e lo spingi. Però un'entrata così senza senso, c'è qualcosa di illogico, non, cioè, certo, bisogna chiederlo, perché ripeto, era come la finale. Tra l'altro, non c'era stata una reazione isterica della squadra dopo il gol. Cioè, è stato proprio un gesto individuale, perché sì, la partita era ancora lunghissima, c'era tutto il tempo per recuperare. Tra l'altro, questa squadra aveva dimostrato nelle ultime settimane di essere perfettamente in grado di recuperare le partite. E purtroppo credo che in ognuno di noi ci sia nascosta una parte nera che ogni tanto emerge. In quel momento davvero, ma credo che non lo sappia neanche lui, Coda. Secondo me, se stasera ripenserà a quello che è successo, io credo che non lo sappia spiegare neanche lui. Sono cose che, quando noi volgarmente diciamo, ci si è chiusa la vena, sì, probabilmente in quel momento ha avuto, per un attimo gli si è chiusa la vena. No, su questo sono d'accordo. È chiaro che è stato sicuramente un episodio importante che ha condizionato l'andamento del match, però poi c'erano anche altri 65 minuti per poter rimediare. Insomma, non è che è stato fatto questo fallo a fine partita, sì, eravamo al 25esimo. Sì, però, come dire, allora, fino alla fine del primo tempo la squadra ha tenuto decorosamente. Nella ripresa, dopo l'incrocio dei pali colpito da Machin, che è stata comunque un'iniziativa individuale, poi quando l'Ascoli ha cominciato ad evitare proprio continuamente, con una continuità, con assiduità assoluta, il pressing del Pescara, secondo me la squadra lì ha perso anche fiducia. Perso anche fiducia perché vedeva eccolo che non qui arrivava. Eccolo lì. Eccolo qui. Purtroppo non abbiamo proprio il campo largo, però insomma eravamo nella metà campo dell'Ascoli, quindi stiamo parlando di una distanza siderale. Con il giocatore di schiena ancora. Sì, cioè non... sì. No, no, ma è entrato diretto sull'uomo, perché la palla era andata via. Infatti. Cioè non è che arriva nemmeno in ritardo. Ripeto, poteva fare fallo spingendolo, andando diretto su di lui. Se guardi proprio questo fermo immagine, la postura del corpo di Coda sembra veramente un colpo di kung fu. Sì. Cioè, sembra quasi colpirlo per la volontà di colpire, sì, perché non, cioè, il pallone lì non c'è più. No. Non è che entri frontalmente, anche con i tacchetti, cioè, entri girato quasi di tre quarti. Cioè, io, in un modo che io sono convinto che lui fosse proprio in ritardo, perché c'è questa tendenza di accorciare sull'attaccante, che hanno imparato nel corso dei mesi, questo, insomma, i difensori centrali soprattutto. Ma là non è che devi prendere la palla oppure anticipare o ritardo. Infatti è quello il discorso, sì, che lì tu devi soltanto aspettare. Ma puoi accorciare anche per temporeggiare. Sono d'accordo. Non è che devi andare a cacciare la palla per forza. Infatti l'errore è stato proprio questo, cioè il ritardo, perché tu invece di temporeggiare sei andato lì per cercare di anticiparlo, in una zona del campo in cui era perfettamente inutile fare questo tipo di entrata, e questo è il concetto. Vabbè, andiamo al telefono, pronto Rete 8 Sport. Voglio dire, se anche l'avessero ammonito invece di espellerlo, perché magari riusciva a prendere un pezzetto di palla, era comunque un intervento sbagliato, sì, che avrebbe condizionato per il resto della partita. Sono d'accordo. Andiamo al telefono, sì, chiedo scusa per l'attesa. Parliamo con... Pronto, sono Luca Rocci. Salve Luca. Ciao, sono amico Alessio di Basilico, che tu conosci. Ah, come no. Esatto. Grande, allora, Alessio. Come no. No, appunto lo faccio al presidente Sebastiani, che secondo me in una partita del genere, come hanno fatto in tante parti d'Italia, abbassa i prezzi e riempie lo stadio, e poi vediamo, poi giochiamo la partita, e questa è la finale di Champions. Poi il secondo appunto lo faccio a Coda, un giocatore della sua esperienza che ha giocato in Serie A, non può fare un intervento del genere in una partita del genere. Lo può fare Capone, che ha 19 anni, lo può fare un ragazzo, ma non lui, lui no, assolutamente, in quella parte del campo, perché lì lascia la squadra in 10, visto come andrà l'andamento. Poi un'altra cosa vi chiedo, ma facendo tutti i tipi di scongiuri, se si dovesse perdere a Venezia,
non è retrocessione sicura, giusto o no? Dipende dagli altri risultati. Però ci si potrebbe pure salvare per assurdo. Sì, no? Sì, anche in caso di sconfitta. Anche in caso di sconfitta dipende dalla combinazione dei risultati, giusto? Dipende, sì. Certo. Poi un'altra cosa, cioè io dico una cosa, cioè una partita del genere, no? Dove tu ti stai giocando la salvezza, pure Baby Pillò non era sprovveduto, anzi l'avesse preso prima di Epifani, bravo ragazzo, però sprovveduto purtroppo, non era sprovveduto, però una partita del genere la squadra non è sembrata molto carica, mentalmente e anche fisicamente, perché neanche le occasioni del Pescara non sono state tante, purtroppo, questo dico io. Io mi auguro per il bene del Pescara, dei tifosi, della piazza, perché questa piazza merita la Serie A e non è poco. Cioè, certo. Non puoi retrocedere per nessun motivo al mondo. Poi comunque secondo me il Venezia già sta ai playoff, già sta al quarto posto, quindi non credo che abbia bisogno, anche se Inzaghi, ho letto il televideo pochi secondi fa, Inzaghi dicevo devo battere il Pescara, non ha tutto questo bisogno, credo. No, in realtà il Venezia in questo momento è quinto, se non vado errato, se non ricordo male. Sì, l'ho visto il televideo, ecco, proprio un minuto esatto fa. Il quarto posto permetterebbe al Venezia di saltare il preliminare, ecco sì. Perché magari il Venezia ha l'obiettivo proprio di vincerla questa sì, partita. Infatti io ho letto proprio Inzaghi che dice domenica e sabato, sì. Venerdì battiamo il Pescara, perché mi auguro di no, perché si possa sbagliare. Infatti perché... c'è questo incrocio Palermo-Salernitana, o meglio Salernitana-Palermo, se il Palermo non dovesse vincere al Salerno e il Venezia invece dovesse battere il Pescara, il Venezia lo scavalcherebbe al quarto posto. Esatto, tra l'altro sì, se posso dire una perfetto cosa, grazie Luca, grazie mille, credo che forza Pescara, grazie, credo che cominciare a fare già adesso questi discorsi su quello che può servire al Venezia sia il modo migliore per perdere la partita, perché credo che la lezione infatti di oggi debba servire, deve andare lì e deve conquistarsi il suo punto, questo sì, perché in questo campionato i regali che si facevano una volta forse non ci sono più o ce ne sono di meno. Ma infatti il Pescara è arbitro oggi, del suo destino. Oggi l'Empoli che è promosso, però per fortuna che è promosso due settimane è andato ad inguaiare e a mettere l'Empoli e a mettere il Brescia in un mare di guai. Ma infatti il Pescara è ancora arbitro del suo destino, questa è una fortuna se vogliamo, no? Però mi sembra già di risentire i discorsi, ma l'Ascoli gli va bene il punto, si accontenta. Certo, un ma punto la stessa cosa. Dici, ma quando, se cominciamo già da oggi a dire no, ma il Venezia autosommato è già quarto, quindi non fa niente. No, cioè non ti regala niente a nessuno. Quello che ti serve, rimboccare le maniche e te lo devi andare a il prendere. Il punto serve come il pane, per evitare tutti i discorsi che si potrebbero fare in caso contrario. Allora, vediamo la classifica, perché c'è una eventualità. Se Ascoli e Avellino dovessero vincere, l'Ascoli con il Brescia e l'Avellino a Terni, che contro la Ternana che è già retrocessa, poi tra l'altro anche Novara Entella, cioè quindi il Novara batte l'Entella, arriverebbero a 47 punti tre squadre, Novara, Brescia e Pescara, e in questo caso purtroppo la classifica avulsa non darebbe ragione ai biancazzurri. Novara 7 punti, Brescia 6, Pescara 4. Quindi questa è un'altra eventualità comunque da considerare. Io come ha detto come ha detto Pierpaolo, non esistono discorsi da fare, perché oggi si è avuta la prova, come il calcio. Ti trovi in una situazione, devi andare a Venezia a fare risultato, certo. Punto. Non fare calcoli, no, se il io stavo in campo, stavo ad ascoltare quello che faceva. Io mi sto a giocare la vita. Ma io sono d'accordo con te, mi metto a chiedere che sta a fare delle volte. Ma il discorso è questo, non puoi fare calcoli perché a te serve un punto. Così è impossibile fare un calcolo, assolutamente. Perché come oggi, ti vanno tutti i risultati male? Certo. Ti vanno tutti i risultati male, e dopo, per quanto riguarda Venezia, ripeto, il problema oggi che il Venezia ha preso 5 gol. Certo. E un problema è quello, perché sicuramente non vogliono farne brutta figura e arrivare in classifica quarto e non sesto, certo, in Serie B, come in tutti i campioni, è fondamentale. Come no? Salti il turno quindi, preliminare. Quindi. Non pensare a nulla, regale il Palermo se segna. Infatti il Venezia ha 66 punti, se il Palermo non vince a Salerno il Venezia dovesse battere il Pescara, il Venezia appunto scavalcherebbe il Palermo. Se il Parma perde e il Venezia arriva a 69 col Parma, ora non so gli scontri, però il Venezia pensa a quello che noi però stiamo dicendo. Il Parma gioca alla Spezia, quindi insomma io penso che... Come è successo però all'Empoli? La partita di oggi dimostra proprio questo, il Parma gioca alla Spezia, teoricamente la Spezia no.
succede come oggi, che un giocatore ti fa un'entrata, sì, resti in 10, sì, rigore. Sì, ma, no, ma voglio dire, attenzione, poi il Parma se la deve giocare, perché c'è anche potrebbe anche perdere. Faccio l'esempio per Per dire il Frosinone potrebbe anche perdere in casa col Foggia. No, per il Frosinone pareggia, fa 72-69. Faccio l'esempio per dire che anche squadre che potrebbero magari non avere grandi motivazioni, le partite cambiano, certo, un episodio ti cambia completamente la vita, è così, cioè, magari così succede quello che è successo oggi a Coda, succede una scivolata, un fallo all'ultimo uomo, rigore, un fallo di mani, cioè, e ti cambia completamente, così, perché bisogna scendere in campo per fare il risultato, questo è poco ma sicuro, poi si vedrà quello che succederà a fine partita. Ma soprattutto perché, ripeto, adesso non facciamo neanche noi l'errore di cancellare per una partita sbagliata tutto quello di buono che era stato fatto in queste ultime settimane. Questa è una squadra che era migliorata molto, chiaramente non è che era diventato uno squadrone, perché se stiamo dicendo da agosto era una squadra che aveva dei limiti, non è che i limiti rimangono, non è che i limiti si possono migliorare, ma non, e difficilmente spariscono. Quindi è stata una domenica sbagliata, purtroppo l'abbiamo pagata a carissimo prezzo, però ripeto, se fino a oggi alle 14.59 eravamo tutti convinti che questa squadra avesse trovato una sua quadratura, la quadratura non sparisce in un'ora e mezza, come non sparisce la condizione da sabato scorso a oggi, perché in sette giorni non si perde. Però, come dicevi tu all'inizio, Pierpaolo, nella tua premessa, che mi trovo d'accordo, c'è la condizione psicologica, lo diceva anche quella è la grande incognita. Quella è la grande incognita. Cioè, la condizione fisica l'alleni, la condizione mentale è quello, è un punto interrogativo. È molto più difficile, certo, perché poi ognuno può avere una reazione, cioè in un gruppo di 25 giocatori non hanno magari tutti le stesse reazioni. Sono d'accordo. Allora, andiamo al telefono, pronto Rete 8 Sport? Sì, pronto, buonasera. Buonasera. Senti, devo fare una domanda per Aspetti. Sì. Per le Aspetti abbiamo, no? Tu, diciamo che non gioca. Però non si sente bene. Non so se dipende, credo, da te. Se no, no. Ecco, adesso ti sentiamo meglio. Ah, tu. Dicevo, con le Aspetti che abbiamo, come facciamo a prendere? Io non riesco a capire. Ti dovresti spostare. Mi sa che hai detto con le assenze che abbiamo. Come con le assenze che abbiamo, come facciamo? Le assenze sono quelle di Brugman e di Coda. Coda sarà squalificato come lo stesso Brugman. Vediamo un po' se riusciamo. In difesa credo che rientri per Rotta. Certo. E in mezzo al campo, in una partita in cui ti giochi partita in cui ti giochi tutto, non puoi neanche stare a pensare mi manca questo. Certo. Cioè devi dare tutto quello che hai. Chiunque giocherà Carraro, non lo so. Ma ha già giocato al Pescara, ha già vinto partite con Carraro in campo e senza Brugman. In 90 minuti, quando ti giochi la vita calcisticamente, può giocare anche l'ultimo degli sconosciuti. Certo. Devi dare soltanto tutto quello che hai e basta. Scuote un po' la testa Gianluca. Sì, devi dare... anche perché se non ce l'hai è un giocatore inutile che pensare come faccio senza, non c'è. Soddisfatto della risposta, Stefano? Sì, soddisfatto. L'ultima cosa, se non prendiamo un altro punto c'è possibilità di salvare. Se non prendiamo un altro punto si può salvare. Cioè se dovesse uscire sconfitto il Pescara da Venezia, si potrebbe alcune possibilità ci sono delle possibilità, si devono combinare alcuni risultati, certo, ma è sempre meglio non arrivarci, infatti, a sperare negli altri. Grazie Stefano, grazie. Gianluca, no, sul discorso dei giocatori, bisogna dare tutto, però bisogna stare attenti come dai questo tutto, perché molte volte ci si carica tanto e può darsi commetti falli come è successo a Coda. L'importante è dare tutto, ma giocare con intelligenza. Lo so che non è facile, ci vuole freddezza e ripeto per l'ennesima volta, la prima caratteristica per queste partite è l'attenzione. Certo. Bisogna stare attenti a tutto, a non commettere errori. Mente fredda, cuore caldo, potremmo dire così. Allora ci fermiamo per pochi istanti, restate con noi. Allora, facciamo subito chiarezza. Per far sì che il Pescara si salvi anche in caso di sconfitta, la condizione è che non vincano Novara, Ascoli ed Avellino. Mi pare, no? Pacifico questo, perché il Novara affronta l'Entella, l'Ascoli giocherà col Brescia e l'Avellino sarà di scena a Terni. Questo è un po' il punto della situazione. Andiamo al telefono, pronto Rete 8 Sport?
Pronto, buonasera. Sì, buonasera. Buonasera a tutti. Buonasera. Sono Antonella, buonasera. Salve Antonella. La saluto, signor Profeta, abbiamo avuto occasione di incontrarci in studio un po' di tempo fa. Comunque, ma allora io penso che oggi... Ah, con Vasile forse. Sì, esattamente. Ecco, Vasile, perfetto, adesso ricordo. Ok. Allora, io penso che oggi probabilmente l'aspetto emotivo, l'aspetto appunto dell'affrontare la partita abbia un po' penalizzato la nostra squadra. Io dall'inizio non li ho visti molto convinti, non tanto perché giocassero per il pareggio, cioè li vedevo proprio un po', probabilmente quasi un senso di paura, di non lo so. Li ho visti veramente anche come non in grado di affrontare in questa partita dal punto di vista emotivo. Abbiamo avuto la stessa sensazione, anche io sinceramente, in televisione, io non ero allo stadio, però ho avuto più o meno la stessa sensazione che ha percepito lei, Antonella. Sì, quindi io tra l'altro sono anche reduce dalla partita dell'Olimpico di mercoledì, dove più o meno il Milan ha fatto quasi esattamente la stessa cosa, quindi insomma, comunque io mi auguro che loro riescano a recuperare una tranquillità, una serenità, che sicuramente non sarà semplice questa cosa, perché la partita è molto difficile, l'assenza di Krugman credo più che quella di Coda peserà notevolmente. Quindi veramente mi auguro che il Pescara veramente faccia uno sforzo questa volta, perché oggi devo dire che questo sforzo non l'ho visto. Quindi niente, un grosso in bocca al lupo al Pescara. Penso che nella peggiore delle ipotesi andremo ai playout con Novara, quindi mi auguro di no. Sinceramente, questo è l'auspicio di tutti, chiaramente. Sì, ovviamente, perché non siamo assolutamente una squadra da Lega Pro, siamo una squadra da Serie B, se non di più. E poi una piccola cosa, non dimentichiamoci per la prossima stagione che c'è anche Massimo Otto, che attualmente è libero, insomma. Perfetto. Non so. Grazie, grazie ad Antonella. Buonasera a tutti e buon proseguimento. Grazie, grazie alla signora Antonella. Sì. Siccome ho sentito anche dal telespettatore di prima o dal precedente, non ricordo, il fatto di parlare un po' della scarsa generosità di questa squadra, io vorrei dire esattamente il contrario. Secondo me questa è una squadra che è stata anche troppo generosa oggi, perché quando sei in quelle condizioni, cioè in inferiorità numerica, forse non sarebbe stato forse magari più cinico, più speculativo, ma più utile mettersi lì, pensare solo a chiudere gli spazi e tenere la partita viva fino all'ultimo quarto d'ora e poi provare a giocarsi tutto per tutto. Invece Pescara ha provato a continuare a giocare, ha concesso tantissimo. Tante squadre in inferiorità numerica, in maniera più fredda, calcolatrice, cinica, non si fanno prendere dalla foga comunque di voler riprendere la partita. Stai lì, non concedi spazi, come se stessi 0-0, arrivi all'ultimo quarto d'ora in superiorità, quando c'è l'inferiorità numerica solitamente si va a cercare le palle inattive, perché sono le uniche situazioni dove la superiorità numerica si annulla praticamente. E quindi stai lì, arrivi vivo all'ultimo quarto d'ora senza spendere tantissimo, che oggi la squadra ha speso tantissimo. Sì. Ha corso male, ma corso ha corso male, tantissimo. Sì, anche per merito dell'avversario, sì. Sicuramente. Quindi forse semmai c'è stato un eccesso di generosità. Sì, forse. Può essere, può essere. Gianluca? No, io sono d'accordo con Pierpaolo. Certo, Pescara... magari davanti a questo pubblico il giocatore tende anche a voler andare a dare più di quello che ha. Certe volte bisogna avere magari la lucidità di stare lì con umiltà, aspettare, far passare la Buriana. Invece l'Ascoli nel secondo tempo ha avuto tantissimo spazio. Assolutamente. Che poi superavano troppo la spazio. Prima linea del pressing, lo superavano con una grande facilità di palleggio. Sì, ripeto, sì. Che io non conoscevo la squadra di Cosmi. Assolutamente. Gianluca? E poi andremo al telefono. Secondo me è sbagliato parlare di poca generosità, perché la squadra ha cercato, vediamo 3-4 situazioni che sono state create, soprattutto...
la traversa e altre due buone parate del portiere ospite. È stato tutto caratterizzato dall'espulsione. Punto, la verità è questa. E ripeto, quando ti gioca una partita così importante, 10 contro 11, con la tensione e anche con una grande umidità, perché alcuni giocatori hanno avuto delle difficoltà, soprattutto per quello, perché come ha detto Pierpaolo, sono stati generosi, hanno corso molte volte a vuoto, qualche volta devi speculare, certo. Devi essere come ho detto, diciamo che prima, è mancata un po' la lucidità nell'interpretare qualche fase della partita, esattamente, diciamo, bravo. Così, sì, ma guarda, per eccesso di generosità, lo stesso eccesso di generosità che oggi ha avuto anche l'Ascoli, perché sì. I giocatori dell'Ascoli hanno finito stremati con i crampi, sì, sì. Quando invece in due, sì. Probabilmente sarebbe stato più logico aspettarsi i crampi e i giocatori stremati da parte del Pescara. Uno di questi è stato proprio Clemenza, il migliore in campo. Tra l'altro, tra i migliori vorrei citare anche Pinto e Baldini, secondo me sono stati molto Baldini bravi. Baldini ha fatto una partita assolutamente di Baldini grandissimo che livello. Di ruolo esterno ed è stato io, impiegato mezzo. Onestamente non lo conoscevo, neanche io. Mi ha fatto una grande. Cioè, all'andata timbrò un palo. Non so se ha giocato sempre così, ma mi viene da pensare di no, perché altrimenti. Sì, no, anche perché insomma è stato poche volte titolare. All'andata, però, colpì un palo nel finale della partita a Ascoli Pescara. Altrimenti sarebbe già un fuoriclasse come Kragl. Scuola Inter Baldini. Andiamo al telefono, pronto Rete 8 Sport. Buonasera a tutti, sono Alessandro da Pescara. Salve Alessandro. Volevo un po' rifarmi al discorso dell'approccio alla partita, se si dice che sia stato sbagliato, ma finché non è stato espulso Coda, io ho visto il Pescara, non so se l'ho visto solo io, ma ho visto il solito Pescara, insomma, presente delle ultime volte, ecco. Perché il fallo di Coda non si capisce proprio. Sì. È chiaro che dopo 10 contro 11 è stato anche, diciamo, il Pescara bravo a reggere, a non prendere altri 2-3 gol, sinceramente. Fino all'ultimo momento è stato in partita. È chiaro che non è stata la migliore prestazione. Però mi chiedo una cosa, cioè, c'è troppa ostilità verso Pillon da parte di certi ambienti, perché vedo ad esempio, io ho letto una dichiarazione ad esempio di Donato Di Campri, che è interpellato sull'operato di Pillon, è dichiarato scontento perché i suoi assistiti non giocano. Cioè, Pillon è uno che non guarda in faccia a nessuno, no? Sì. Lo spogliatoio è compatto verso Pillon, questo mi chiedo io. E poi un'ultima cosa volevo dirvi: tenete presente che quando Pillon può giocare 11 contro 11, Pillon non perde mai. Quindi io per Venezia sono fiducioso. Ha ragione, perché era successo a Vercelli, era successo proprio, la stessa cosa. È proprio i numeri dicono questo. Poi forse i numeri, se posso dire un'ultima cosa veloce, sì. Se il Brescia non perde ad Ascoli, sì. Il Pescara è matematicamente salvo in ogni caso. E proprio facendo due conti si vede, perché potrebbe al massimo andare a fare con Novara, che però in vantaggio in scontri diretti, e avrebbe l'Ascoli dietro comunque. Sì, bisogna vedere che fa il Novara. Pillon l'ha sempre detto, Pillon, si decide tutto a Venezia. Aspettiamo Venezia e basta, che vogliamo fare. Certo, certo. Grazie, grazie. La partita chiave, l'altra partita chiave sarà quella che si giocherà al Del Duca. Ha ragione comunque, Ascoli-Brescia è una partita importante da seguire con particolare attenzione, però come giustamente facevo rilevare sia Gianluca che Pierpaolo, bisogna andare a giocare a Venezia senza stare a pensare a quello che succede sugli altri campi, anche perché non c'è proprio la possibilità di sperare in altri risultati, perché il Pescara deve giocare per fare risultato che sia il pareggio, sia che sia la vittoria, ancora meglio, però il pareggio è utile e sarebbe sufficiente per centrare quanto invece salvezza. La cosa che diceva l'amico telespettatore sulla sfiducia nei confronti di Pillone in certi ambienti, lui ha fatto un esempio, ha fatto il nome di Donato Di Campri, tra l'altro è un amico, ma cioè, l'allenatore deve avere la fiducia della propria società, dei propri giocatori, dei propri tifosi, non deve avere la fiducia dei procuratori. Donato fa il procuratore, io non ho letto questa intervista, ma immagino che possa non essere contento del fatto che alcuni suoi giocatori non giocano, ma cioè, queste sono cose esterne alla società che non c'entrano nulla con il rendimento della squadra. L'allenatore deve rapportarsi con
i suoi giocatori, i suoi dirigenti, se vuole con i propri tifosi. Non c'è dubbio. Il resto sono dinamiche che fanno parte del mondo del calcio, ma chi rappresenta i giocatori chiaramente non deve fare l'interesse delle società, deve fare l'interesse dei propri assistiti. Quindi non c'è dubbio, andiamo al telefono e poi rivedremo il gol che ha caratterizzato questo match sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Cremenza, il colpo di testa senza neanche saltare di Tommaso Bianchi. Pronto Rete 8 Sport. Ciao Massimo, buonasera. Ciao Mario, Mario. Sì. Senti una cosa, vado a passare il televisore, anche se sto in un'altra stanza, sento disturbata. Sì. Aspettiamo Mario che abbassi il volume del telecomando. Massimo. Eccoci qua. Sto in un'altra stanza, non pensavo che arrivasse fino qua in cui. Senti una cosa. Sì. Allora, premetto, vabbè, i conti della serva, se noi dovessimo perdere basterebbe la sconfitta o la non vittoria dell'Ascoli. Sì. Poi sì. Può succedere qualsiasi altra cosa, saremmo salvi comunque. Assolutamente. Però io questa sera voglio essere un po' più piccante o piccante, dimmi tu il termine più adatto. Siccome noi abbiamo una società di terza categoria, penso che anche la Serie C sia un lusso per questa squadra. Purtroppo ne andiamo di mezzo noi tifosi che siamo da Champions League. Ma se dovessimo andare in C con la sicurezza che il presidente vada via il prima possibile, beh, io sarei più contento di partire non solo dalla C, anche dal CNC. Perché salvarci quest'anno, e questa è una mia impressione personale, per carità, significherebbe solo allungare l'agonia, perché se ci salviamo quest'anno, la retrocessione è il prossimo anno, punto e basta. Adesso noi abbiamo la fortuna di avere un allenatore bravo, meno bravo, più bravo, non lo so come classificare il buon Baby Pizzon, ma è un uomo al di fuori dei procuratori, e questo purtroppo per il presidente, amico dei procuratori, questa è una persona scomoda. Quindi dovremmo ripartire col pedino della situazione, dovremmo aspettare il signor Moggi che sistemerà il caro Massimo Otto, cioè dobbiamo rivivere tutte queste tarantelle, Massimo, e sinceramente noi tifosi dei veri del Pescara siamo stufi, è finita la pazienza, perché io penso che se questa mattina o ieri sera ci fosse stato l'annuncio se Bazziani fuori dal Pescara, anche da Pescara, cioè che ci sta, oggi saremmo stati in 30.000 allo stadio, non in 10.000. Fin quando la città non capisce questa cosa, purtroppo siamo condannati a navigare sulle paludi, punto e basta. Grazie Massimo, scusami lo sfogo. Perfetto. Saluta Pierpaolo e salutami a Gianluca. Ciao. Grazie Mario, grazie Mario. Allora dobbiamo andare in pubblicità. Volevi aggiungere qualcosa Pierpaolo a quanto detto da Mario? No, vabbè, Mario è... Non, cioè, su molte cose non sono d'accordo, ma Mario è una persona così, è molto un caratteriale, un passionale, quindi sono, su alcune cose sono giuste, lo vedo un po' troppo radicale. Io preferisco salvarmi e non retrocedere, come se non mi interessa, preferisco allungare l'agonia e restare vivo, sì. Non sono di quelli... Cioè, finché si respira voglio restare vivo. Dopo. D'accordo anche Gianluca. Sì, io sono stato a Lecce, e Lecce 6 anni non riusciva più a salire in Serie B, è stata una liberazione. E per una città come Pescara, che ha tantissimi campionati di BDA, certo. deve continuare o in B o in A, perché la città è per questa categoria. Quando il Pescara ha provato... queste anche perché sensazioni. Quando insomma si finisce in C poi è difficile risalire nel più breve tempo sì, possibile. No, Mario che ha per esempio come obiettivo il cambio di gestione societaria, e una eventuale retrocessione, a meno che non sia abbinata addirittura a un fallimento, renderebbe ancora più difficile questo, sì, perché certo. Resterebbe, se ci sono dei debiti, i debiti resterebbero a fronte di un crollo totale delle entrate, per cui cioè, trovare un acquirente eventuale per la società sarebbe ancora più difficile, quindi non,
Perfetto. Su questo non sono. Siete stati d'accordo. Entrambi molto chiari. 21:13, ci fermiamo per l'ultima volta. Linea Roberto Cherchi. 21:16, ultima parte della trasmissione, clamoroso da Perugia, abbiamo appreso la notizia dell'esonero di Roberto Breda, oggi il Perugia pareggiando, Umbria TV l'ha scritto. E dice anche che c'era Nesta a vedere la partita. Incredibile, anche perché il Perugia col pareggio ottenuto oggi col Novara ha blindato i play-off. Andiamo al telefono, pronto Rete 8 Sport. È caduta la linea, rivediamo un attimo la classifica perché il Perugia ha 60 punti, il Foggia 57, qualcuno potrebbe dire sì, ma se il Foggia vince l'ultima il Perugia perde, in realtà poi raggiungerebbe il Perugia a quota 60, ma per la differenza reti negli scontri diretti sarebbe eliminato il Foggia e quindi il Perugia è già nei play-off col pareggio ottenuto oggi in casa col Novara. Posso dire una cosa? Sì. Ma... idem se fosse riuscita a vincere Perugia sarebbe arrivata a 62 punti, sì. Mai a 63, certo. Quindi è qualcosa di inspiegabile. Va bene che è tutto possibile vedendo come il calcio oggi è incredibile, però no, negli ultimi tempi effettivamente ha accusato una flessione il Perugia, tra l'altro stava vincendo 2-0 il derby con la Ternana, perso 3-2 qualche settimana fa, quindi non so se magari sì, c'è stata giocato, cioè quella partita il Perugia giocò soltanto non so se un sia tempo. Di peso anche da, io, da questo io penso di no, però Breda è arrivato in una situazione di estrema difficoltà da parte del Perugia, li ha tirati fuori facendo un numero dei risultati positivi, li ha portati ai playoff, l'obiettivo della società ha fatto molto pensa bene di ripetere quello dell'anno scorso, cioè playoff. Se è avvenuto qualcosa del genere, dopo non arriva dopo una sconfitta di 3-4-0 in casa, arriva dopo un pareggio e il pareggio è arrivato penso negli ultimi minuti, il Perugia era sull'1-0 e poi è stato ripreso. Assolutamente, allora facciamo così, visto che siamo quasi agli sgoccioli, dobbiamo ascoltare Pillon, riascoltiamolo, abbiamo già sentito in conferenza stampa in diretta, sentiamo dunque Beppi Pillon e se c'è poi, ci sarà un po' di tempo, anche Serse Cosmi. Pillon. Ci siamo complicati la vita con la partita di oggi, decisa dagli episodi e possiamo dire mea culpa perché... non si può rimanere in 10 per quasi 70 minuti, diventa poi problematico rimediare la partita perché è passato in svantaggio anche su un episodio che dovevamo stare molto attenti, sapevamo che loro erano molto bravi sulle palle inattive e abbiamo peccato lì. Dobbiamo rimboccarci le maniche e guardare avanti, nel senso che dobbiamo andare a Venezia e cercare di fare quel punto che ci serve per la salvezza. È arrabbiato per il rosso di coda, insomma un gesto, un giocatore che ha tante partite sulle spalle in questa partita, in questo momento il campionato non può permettersi. Io devo rivedere l'azione perché non so se era un fallo da espulsione diretta, però un giocatore della sua esperienza doveva stare un po' più attento, una situazione in mezzo al campo, non serviva fare un fallo così eclatante. Che ci ha poi messo in grande difficoltà. Sì, loro inizialmente si erano messi sotto la linea della palla, noi avevamo cercato di girare da destra a sinistra per cercare di allargarli, ma poi quando succedono questi episodi qui salta tutto il piano tattico che tu hai preparato, salta tutto quanto perché 10 contro 11 poi è diventata una partita difficile. E però avevamo la partita sotto controllo perché è la prima volta mi sembra che si sono affacciati nella nostra metà campo su una punizione di Brugman che aveva fatto fallo, prima occasione ci hanno subito fatto gol. È anche difficile da commentare una partita di questo tipo qua. Io penso agli altri, penso alla mia squadra, non mi interessa quello che fanno gli altri, ma penso a quello che dobbiamo fare noi. Noi dobbiamo cercare di arrivare a questi 48 punti e lo faremo in tutti i modi. Il resto sono solo chiacchiere. Come abbiamo sempre fatto, cercando di giocare la nostra partita, cercando di mettere in difficoltà sulla pressione e di ripartire veloce. Poi è chiaro, le partite hanno dei risvolti come quello che è successo oggi, come è successo a Vercelli, che anche lì abbiamo giocato per 80 minuti in 10. Perciò bisogna essere molto attenti su queste cose. Dopo una sconfitta non è che sono preoccupato, uno ci resta che male quando perde. Non è che può... No, non sono preoccupato. Noi domani cominciamo a lavorare subito e ci prepariamo bene.
non c'è niente da fare, il calcio è questo, il campionato è così, ci siamo complicati la vita, dobbiamo tirarci fuori, punto. Queste dunque le parole pronunciate a caldo da Beppe Pillon, intanto ufficiale a Perugia, dunque Roberto Bred è stato destituito dall'incarico. Sugli spalti del Renato Curi oggi per assistere a Perugia Novara c'era Alessandro Nesta, staremo a vedere. Intanto nel secondo posticipo, anticipo di Serie A, il Sassuolo in vantaggio a Milano contro l'Inter 1-0, gol del solito Politano, una stagione straordinaria da incorniciare per l'ex esterno d'attacco biancazzurro, sono 10 gol realizzati da Matteo Politano, classe 93, lo ricordiamo. Io Gianluca, sono certo che Politano finirà il Napoli o alla Juve. Assolutamente, perché quest'anno davvero ha fatto una stagione super. Seconda parte fantastica, ha salvato diciamo quasi da solo il Sassuolo. È vero, e poi tutti i gioielli, i suoi gol, tra l'altro mi dicevi Pierpaolo ha segnato su punizione, è saltata la barriera come Bonaventura lo scorso anno in Milan Pescara, più o meno. Sì. Più o meno. Andiamo al telefono, pronto Rete 8 Sport? Buonasera, sono Silvio da Pescara. Salve Silvio. Senta, Massimo, io vorrei dire una cosa. Cioè, sì. Qui adesso, stasera, stiamo tutti quanti condannando Coda, che effettivamente ha fatto una cosa che non si può neanche vedere. Ma ci siamo resi conto di tutti gli errori che fa Crescenzi? Avete visto il gol da chi è stato causato? L'abbiamo detto. Cioè, sono più partite che Crescenzi ci mette in certe difficoltà. Io non lo so. Eccolo qui, il gol di Bianchi, sì, effettivamente, come abbiamo già come sottolineato. Si fa un difensore, lì c'è Colonnello, no? Che io andavo pure a vedere quando giocava qui a Pescara. Cioè, ma un difensore che ogni volta, voi basta che andate a vedere dei vecchi filmati, si gira sempre quando il suo avversario, l'attaccante tira, si gira sempre di schiena. Sì, cioè, però non è un difensore che dovrebbe, in questi casi, no? In questo. No, però le volevo solo dire, noi non abbiamo condannato, mi sembra eccessivo, abbiamo soltanto detto che ha sbagliato Coda, però insomma ci può stare, sì, può capitare. Sì, no, ma come ha sbagliato Crescenzi lì a Vercelli che effettivamente persone esperte non dovrebbero fare in quel modo là. Cioè, questo. Poi quello che io ascoltavo anche i discorsi di altri telespettatori che dicevano che il Pescara perdeva, cioè anche se perde il Pescara e Ascoli e lo stesso Avellino dovessero vincere, Pescara andrebbe per sempre comunque a fare i play-out o con il Brescia o con il Novara. Questo è assolutato, se voi vedete di nuovo, non è che il Pescara anche se perde è già retrocesso. No, no, ma infatti non abbiamo detto questo, eh. Non lo abbiamo detto, anzi abbiamo detto l'esatto contrario. Poi avete detto che effettivamente in base a tutti gli altri risultati poi si doveva definire la situazione. Bisogna vedere, è chiaro. Sì, però il Pescara anche perdendo non è che retrocede. No, ma infatti non abbiamo detto questo. No, assolutamente. Però, no, io solo per questa situazione qui. Sì, comunque, sì, assolutamente, ma l'avevamo già chiarita. Comunque una cosa vorrei dire, come mai l'Empoli effettivamente, dopo che ha fatto due partite in casa, pareggiato con Novara, Cremonese, adesso è andata a vincere a Brescia? Cioè, effettivamente Cosmi, come ha detto, mi sembra un po' qualcosa un po' strano di tutta questa situazione. Okay. Cioè, nel senso che un Empoli che vince sempre da tutte le parti ma pareggia in casa con la Cremonese e pareggia in casa poi con Novara. Va bene. Ma sinceramente no, sinceramente a me non sembra strano, anche perché l'Empoli oggi con risultato positivo, con la vittoria all'ennesima di questo campionato, ha conquistato, ha inanellato 27 risultati utili consecutivi, quindi non mi pare strano. Però se l'Empoli avesse battuto anche la Cremonese ho capito, ma non è che le può vincere tutte, come si è comportata l'Empoli nell'arco del campionato vincendo a Frosinone, vincendo anche qui, va bene, un po' a desiderare. Grazie per questo intervento, Gianluca. No, volevo, siccome ha parlato del gol che ha subito da parte del Pescara, abbiamo visto tutti, nessuno l'ha preso Bianchi, certo,
Di solito quando giochi a calcio... Lo rivediamo, abbiamo un paio di minuti ancora, rivediamo un po' il gol subito dal Pescara, Roberto. Si fanno le marcature prima della partita. Eccolo qua. Sì, si fanno le marcature prima della partita. E di solito i giocatori più pericolosi, tra virgolette, li vanno a prendere i giocatori più bravi, diciamo, sì, o i difensori centrali, o chi sa marcare meglio, ecco. Riguardo al gol che ha subito il Pescara, Crescenzi corre all'indietro, cioè non sta in marcatura, non marca, sì, non è sull'uomo, ritrova solo la posizione, non marca niente, nessuno va a prendere Bianchi per marcarlo, certo, sono tutti in linea, però nessuno gli va vicino a marcarlo, quindi secondo me... Quindi c'è una grande compartecipazione. No, compartecipazione. Vabbè, qua, dico... No, guarda. È punizione, tutti sì, sono in linea, però quando tu hai un avversario, vai in marcatura, perché hanno fatto benissimo, ci sono messi tutti in linea, sì, va benissimo così, però dopo... Qualcuno deve seguire. Ognuno all'uomo. Certo. In quella situazione, non è che... era molto difficile, certo, l'importante è che gli stai vicino e non lo fai partire, chiaro, per non dargli l'opportunità di prendere forza e di staccare, perché è saltato 25 centimetri. Però il più vicino era Crescenzi in quella situazione. Sì, è stata una leggerezza, io non so se Crescenzi era reputato a marcare Bianchi. Mi sembra un accoppiamento un po' strano, sì, Crescenzi questo, su Bianchi, che è uno molto bravo sulle palle inattive, tra l'altro. Di solito funziona così, i più pericolosi, ognuno ha il proprio uomo. Quindi c'è stato un difetto di comunicazione magari tra... Ma non c'è ritorniamo al discorso che facciamo sempre, perché ne ha subito il Pescara. Beh, sicuramente. Di questi gol ne ha subito... Però Pillone avrà dato delle indicazioni, no? Assolutamente, sì. Qualcuno sarà stato responsabile. Sì, sarà stato responsabile, però io ora non so come, però ai miei tempi, quando ti trovavi in queste situazioni si urlava. Certo. Perché ognuno di noi sapeva, se uno no, era in una posizione, può darsi era disattento, altri cinque lo riprendevano. Certo. Questa è una grave incertezza. Non c'è dubbio, allora 21 e 28 ci fermiamo qui, ricordiamo domani le due semifinali playoff in Serie D, tra l'altro il derby abruzzese tra Avezzano e Pineto ore 16, l'altra semifinale si giocherà tra Matelica e L'Aquila in Serie A2 di basket, il secondo playout decisivo ai fini della salvezza, Roseto giocherà in casa gara 1 ore 18 contro Napoli, poi ci sarà il ritorno in terra campana, eventuale gara 3, correggimi se sbaglio Pierpaolo, sempre in casa al Palamaggetti. Domenica prossima eventualmente. E in bocca al lupo dunque anche al Roseto. Grazie a Gianluca Colonnello. Buonasera. Grazie a Pierpaolo Marchetti, al nostro Roberto Cherchi che ci ha guidato in modo irreprensibile come sempre dalla regia. Grazie a voi per l'attenzione. Ancora una buona serata. Oh,